Buongiorno a tutti, vedete, oggi è una bellissima giornata di sole, 18 dicembre 2023. Questa sera per questa sera ho deciso di preparare un piatto semplice semplice. Quando eravamo bambini a me e mio fratello piaceva tantissimo. Se siete curiosi, allora io, Beniga di Gontu. Vedete, ho preparato un semplice sugo di pomodoro. Ho messo un filo di olio, sale, aglio, prezzemolo, basilico, un pochino di cipolla e poi ho preparato le mie polpettine. Eccole qua, con mezzo chilo di carne, due uova, un po' di pane grattugiato, del formaggio grattugiato, aglio, prezzemolo, un pochino di basilico tritato, un pizzichino piccolo piccolo di pepe e nel sugo ho messo anche appena appena peperoncino. Poi ho impastato e adesso vado a versare direttamente, guardate così, nel sugo senza impanarle. Nel suo che sta bollendo, infatti sta schizzando a destra e a manca. Vedete? Allora, per impastare, perché sono smaltata, ho utilizzato i guanti in lattice anche perché c'è l'aglio che io sapete che lo temo perché mi impuzzolentisce le mani, mi dà fastidio. Quindi verso tutte le mie polpettine, le ho versate tutte quante, mescolo dando attenzione a non sfasciarle. Con delicatezza e le faccio cuocere per circa un quarto d'ora. Hanno il sale sia il pomodoro che le polpettine che la carne. Se impastate la carne al mattino, comunque un po' di ore prima, ancora meglio perché senza saporiscono. Un'idea semplice per la cena o anche per come dire, le potete preparare al mattino presto per il pranzo oppure nel primo pomeriggio per la cena. Io sto procedendo così. Bene, dalla mia cucina, vi saluto e vi auguro una buona serata e ci vediamo presto per nuove ricette. Ciao ciao!